una notte molto complicata per la nostra città dopo la dichiarazione dello stato di allerta da parte del centro polifunzionale della Regione Marche. Purtroppo si è verificato la previsione che era stata indicata di una precipitazione molto importante, oltre 100 mm in 12 ore, che ha portato all'ingrossamento del fiume Nevola, quindi una zona legata a quella del Corinaldese, e quindi una preoccupazione importante sul fiume che si è poi strutturata con il percorso di allerta, di attivazione di tutti gli strumenti e l'evacuazione per qualche ora dalle abitazioni di Borgobicchia e di Molino Marazzana. L'estate 2014 in Italia sarà ricordata certamente come una delle più anomale degli ultimi anni. Non è stata la peggiore, ma una tra le peggiori degli ultimi 70 anni. Ma soprattutto sono gli operatori balneari a leccarsi le ferite. Allora, una stagione catastrofica, penso sia il termine giusto. Il clima bizzarro e assolutamente contrario a un turismo balneare ha fatto sì che oggi, in questo momento, delle 9 settimane che le aziende, le imprese balneari avevano a disposizione, se ne sia lavorato sì e no 3. Il profondo rosso delle spiagge non risparmia nessuna regione, ma le situazioni più critiche si registrano in Campania, Marche e Liguria. Nella nostra regione c'è stato un calo di presenze, a giugno del 35%, a luglio addirittura del 60% rispetto allo stesso periodo del 2013. I temporali hanno spazzato via circa 400 milioni di fatturato, calcola Assoviaggi. Quest'anno la spesa media pro capite per vacanze oscillerà tra i 600 e i 900 euro. E allora, cosa si può fare per aiutare il settore? Come possono aiutarci? Gli studi di settore devono mettere ben in evidenza quante sono le giornate di lavoro, eliminando tutte quelle di maltempo. Le amministrazioni comunali ci devono dare una mano su tutto quello che è la tassazione comunale, soprattutto Tari e Tasi. È ancora presto per capire dai modelli che tempo e che clima si avrà in tutto il mese di agosto, e allora c'è chi pensa di allungare l'estate. In che modo? Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha prorogato in via obbligatoria la stagione balneare fino al 30 settembre, oggi il termine è il 10, e facoltativamente fino al 15 di ottobre, il termine attuale è il 30 settembre. L'obiettivo è permettere agli operatori economici di poter recuperare i giorni persi, ma non tutti sono d'accordo. Il grosso handicap che vedo in tutto questo sicuramente è dovuto all'inizio delle scuole. Per una spiaggia come la mia, che non ha alberghi, che lavora prevalentemente con un pubblico italiano e pesarese, l'inizio della scuola segna il fine della stagione. Quindi questa è la mia più grande perplessità. Come Ricci, anche il governatore Spacca chiede ai sindaci di valutare la possibilità di una proroga della stagione balneare. E mentre la regione sta lavorando con le compagnie aeree per nuovi collegamenti con l'aeroporto per attrarre turisti stranieri, continuano in TV gli spot con Neri Marco Re per ribadire il concetto, anche senza sole. Le Marche non ti abbandonano mai.